Marvin De Mollari nasce in Albania il 15 ottobre 1994, ma quando è ancora piccolo, insieme ai genitori, si trasferisce a Lucca. Dopo una breve parentesi calcistica entra nella pugilistica lucchese, che in quel periodo svolge la sua attività sotto la tribuna coperta del Porta Elisa. Il debutto avviene il 12 marzo 2011 ed il suo primo match si conclude anzitempo con una sconfitta per ferita. Nel 2013 è il più giovane partecipante al trofeo nazionale Guanto d'Oro a Marcianese. Nel 2016 si aggiudica al torneo Nepi e nel 2017 è il suo anno della svolta dopo aver perso di misura l'ennesima finalità finale regionale passa professionista. Debutta il 3 marzo 2018 a Pisa con una convincente vittoria ai punti su Rumeno Neaxu. Seguono diversi successi a Marlia su Leonardo Faretina, a Capannoli su Luca Angeletti nei quarti di finale del trofeo delle cinture Superpiuma. Arriva invece una bruciante sconfitta ai punti il 25 novembre a San Leonardo in Treponzio dopo un match molto equilibrato contro Nicola Enchiri nella semifinale del trofeo delle cinture. Marvin si infortuna all'inizio del 2019 e rientra sul ring solo il 28 giugno a San Giuliano Terme. Con un devastante capo alla prima ripresa, manda al tappeto l'ucraino George Makarenko. Il 28 settembre, a campo delle tagliate, sconfigge per decisione tecnico Svaldo Gagliardi, che gli consente di andare a Roma, dove la sera del 20 dicembre, sul ring di Cinecittà, batte punti di nuovo Luca Angeletti. Nel 2020 scoppia la pandemia. Solo dopo diversi rinvii riesce a disputare il 20 settembre la finale contro Charlie Metaillepon a Castel Fidardo, otto riprese tiratissime, col verdetto che premia il pugile di casa, con giustificati dubbi, del clan di De Mollari. La perdurante emergenza sanitaria rallenta l'attività e solo il 20 febbraio scorso finalmente Marvin torna sul ring nella sua lucca, sconfiggendo ai punti il bolognese Antonio Casali. Il resto è storia di questi giorni col passaggio a prima serie Pesi Leggeri e la possibilità di dimostrare il suo valore il prossimo 23 aprile a Roma, nel sottoclu del mondiale Super Più Mai Magnese Bulana. Marvin se la vedrà con un mestierante quale il peruviano Eder Barreto. Una vittoria e una prova convincente sul ring del nuovissimo Palasport di Zagarolo potrebbero spianargli la strada verso il titolo italiano.